qua. Allora, abbiamo 10 minuti per fare 4 chiacchiere su il tuo mestiere, che io ho sempre ammirato tanto insomma, da appassionato di auto, ma anche di motorsport. Vedere poi un pilota di rally, un pilota di rally, i video li avete visti pure voi su internet, ce ne sono quanti volete, quello che riuscite a fare, gli spazi in cui riuscite a guidare, eccetera, è una cosa pazzesca. E la passione per la guida, l'abilità probabilmente non basta, secondo me ci vogliono anche un po', come dire, le palle, detto così in francese. Però ecco, vorrei che ci racconti tu, magari come hai cominciato, che cosa significa per te guidare un'auto da rally, magari la differenza tra questo e un altro tipo di pilotaggio. Ma allora, sì, diciamo che come hai detto te, come già premesso, ho la fortuna di poter fare questo mestiere. Che poi insomma è la passione, quindi in realtà non si può considerare un lavoro quando si fa quello che veramente piace, soprattutto secondo me se è uno sport. Quindi ho la fortuna di fare anche il pilota, questo grazie a Scoda Italia, e correre in macchina a fare il pilota, sì, ci si diventa con la passione sicuramente, con sacrifici, con la fortuna, perché ci vogliono le persone giuste al momento giusto, bisogna essere determinati, non bisogna mai mollare, e dopodiché insomma, dopo tante situazioni create e anche magari a volte per il caso, insomma, siamo arrivati ad essere, a fare di una passione questa professione. È bello, e come dici te, sì, i rally secondo me sono molto molto affascinanti, perché sfido chiunque a non rimanere un po' così a bocca aperta quando si vede un passaggio di un'auto da corsa, come dicevi, in una strada comune, una strada di montagna piuttosto che una strada sterrata, e sempre però strade chiuse al traffico, con tutti e non doppio senso, quello è un altro vantaggio che avete, sì, quindi la sicurezza la fa da padrone, come in tutti gli sport, ma nel nostro sport ci vuole un occhio di riguardo proprio della sicurezza. Ma come si comincia? Cioè, perché poi io mi immagino il pilota, dici pilota, cominci dai go-kart, fai una cosa, il pilota rally ha un percorso simile, può avere un percorso simile, sì, come, sì, poi, come ti guida dall'asfalto alla terra? Sì, allora, il percorso è parallelo a quello della pista, la pista si comincia col kart, dopodiché si passa alle formula, oppure al turismo, e si continua nella pista. Nel rally chiaramente si comincia, anche perché da piccoli non si può fare altro che guidare il go-kart, si comincia in kart, e poi però, almeno quello che, per quanto mi riguarda, appena ho potuto, anzi prima di 18 anni, ho cominciato a correre già con le auto da corsa, nelle gare in salita e in circuito, appunto perché in quella circostanza non era necessario la patente di guida, essendo minorenne potevo comunque partecipare. Appena ho compiuto 18 anni ho avuto la fortuna dei genitori accondiscendenti e ho cominciato a correre nei rally ed è così, insomma, dopo da lì è stata tutta un po' tutto in discesa, insomma, ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di trovare le persone giuste al momento giusto e avere una famiglia che ha sempre creduto nelle mie potenzialità e ha sempre creduto che questo potesse oggi essere anche un lavoro. Perché motorsport significa sempre tanti sacrifici, fare il pilota poi alla fine anche qui è bello, uno si sente privilegiato, però poi comunque nulla è regalato. No, penso che ti porta in faccia le prese magari, sì, anche tu. Sì, le porta in faccia le abbiamo prese tantissime, ma io penso che un po' tutti gli sport a certi livelli siano così, cioè, entra di mezzo un po' anche l'interesse, oltre a quello che è la vera competizione. E chiaramente porte in faccia ne abbiamo prese parecchie, ma però servono a dare degli stimoli, a sfidare queste situazioni, a sfidare anche delle persone che magari ti hanno chiuso la porta in faccia prima e trovarteli magari in una situazione diversa, costretti ad aprirti le porte, anzi a coglierti le braccia aperte. Quindi ogni volta che sono stato magari accantonato, poi per avere una sfida per andare e fare oltre, per fare qualcos'altro. C'è una cosa che a me affascina sempre quando vedo un filmato, non so se siete d'accordo con me,
e la fiducia che il pilota della rally riesce a riporre nel navigatore. Io non riesco a fidarmi manco della mia fidanzata, moglie, non so voi, insomma, anche quando mi dici se c'è qualcuno che viene da destra, io comunque guardo, non mi fido. Là c'è proprio una fiducia cieca. Come si fa a sviluppare una roba del genere con una persona che magari ti è stata messa lì dalla squadra, non l'hai scelta tu? Ma allora, il rapporto con il navigatore, ora stiamo parlando di navigatore professionista, io corro con Guido, con il mio navigatore, da circa 9-10 anni. Quindi è una seconda moglie professionale. Sì, è vero. E, il rapporto con il navigatore è veramente molto molto stretto. E, in macchina a volte con un gesto lui capisce già che cosa voglio dire, che correzione voglio fare alla curva che io avevo dettato, la curva che abbiamo affrontato. Lui vede se la curva è scivolosa, io glielo devo scrivere, non glielo devo dire, perché lui vede il comportamento della macchina e lui vede se una curva chiude un po' di più rispetto a quello che avevamo visto prima. Cioè, tanti gesti, tante cose, non serve nemmeno dirsele, perché appunto abbiamo questo rapporto che ormai siamo in simbiosi. È come se la macchina la guidasse lui e io fossi al suo posto, cioè siamo veramente l'un l'altro, perché non serve nemmeno parlare. Cioè, questo, chiaramente c'è compatibilità di carattere tra me e lui, e poi questa simbiosi l'abbiamo affinata col tempo, con le gare, con il test, con tanti litigando pure, immagino, certe cose. Mi hai dato un'indicazione sbagliata, succede mai? Può succedere come un pilota può sbagliare una curva, però no, davvero abbiamo, al di là del rispetto, ma questo almeno il mio navigatore, abbiamo un rapporto che va oltre a quello che è pilota e navigatore o anche amicizie. Abbiamo veramente un rispetto reciproco e la prima cosa che facciamo quando io sbaglio, quando sbaglia lui, è chiederci scusa, però basta, finita lì, non c'è discussione, no. Sappiamo che stiamo dando al 100% tutti e due in quel momento, e se capita un errore è perché doveva capitare, non c'era altra spiegazione. Una domanda sui limiti, o meglio sui limiti, sulla soglia di rischio che voi vi prendete. Cioè, quando uno vede un video on board di un'auto da rally, dice: ma questo è passato tanto così, ha fatto la curva così, è al millimetro. A quanto siete in percentuale rispetto, cioè quanto siete vicini in quei percorsi magari più tortuosi, più stretti da... Allora, sì, vedere da fuori a volte magari può sembrare più complicato di quanto non sia detto. Può sembrare, sì, che magari stiamo rischiando quello che non è magari per una persona fattibile, però in realtà no, quello che facciamo è tutto calcolato. E quando usciamo di strada, perché può capitare, è perché c'è un imprevisto. E quello che facciamo è tutto calcolato, e sappiamo dove mettiamo le ruote, sappiamo come la macchina passerà in quella determinata curva, in determinata situazione, in base al fondo stradale, se è sconnesso, se è più scivoloso rispetto ad un altro, se è bagnato, se c'è neve, se è sterrato. Quindi no, sappiamo, siamo molto preparati, non c'è nulla di così, di improvvisato, veramente. E questo lo fa sì l'esperienza, probabilmente anche le doti che uno deve avere per fare questo mestiere, e quindi tutto questo messo insieme fa sì che si riesca ad andare sempre a un livello molto vicino al 100%, ma magari senza mai superarlo, tenersi sempre quel piccola percentuale in più per attaccare quando c'è bisogno. È vero il discorso che un pilota da pista puoi diventare bravo e veloce facendo, correndo, però per diventare bravo sui rally devi in qualche modo avere quella dose magari di andare oltre. Adesso io non lo so in pista, perché anche la pista è molto difficile. Cioè ci sono altre variabili. Sì, anche la pista è veramente molto difficile, come dicevo, ho fatto qualche gara in pista e ho trovato molte difficoltà a cercare quella perfezione che magari nel rally è meno richiesta, perché sei... la traiettoria in pista è quella e la non ci si scappa, nel rally un pochino insomma si va a cercare la traiettoria migliore, non è detto che si riesca sempre a percorrerla o a trovarla. Non saprei dirti se un pilota, perché ci sono anche, in realtà ci sono dei piloti che corrono in pista che vanno anche molto forte nei rally, ci sono state altre realtà come Recon per esempio, che ha fatto delle stagioni nel mondiale rally e ha raccolto un sacco di scoppie, di cappottoni, perché per loro riuscire di strada vuol dire
una via di fuga. Nel rally spesso e volentieri non c'è una via di fuga, c'è l'albero, c'è la roccia, c'è questa cosa. Quindi sì, è un approccio molto molto diverso. Un consiglio per chi magari volesse intraprendere, è un ultimo minuto, puntare la campanella, questo percorso, nel senso chi ama guidare, chi... cioè, quali sono gli ingredienti che tu devi avere? Okay, io un consiglio doveroso, che è quello di non farlo sulle strade, davanti al traffico, perché non sei piloti facendo i rally o pensando di essere un pilota sulla strada di montagna o in via aperta al traffico. Rivolgetevi come ai circuiti. Uno comincia magari andando su un circuito, allenandosi su strada, eccetera. Ci sono circuiti anche di terra. Ci sono anche dei circuiti di terra e ci sono anche delle scuole rally con dei piloti molto bravi che possono dare insegnamenti e possono anche dare dei consigli e dire sì, tu sei portato, non lo sei. Insomma, secondo me quello potrebbe essere l'approccio migliore a questa specialità. Sicuramente non andando sulle strade per il traffico e sfidare un po' la sorte. È questo, sì. Ed è per questo che siamo a Motorone One Day, in un circuito noi vorremmo sempre fare eventi di questo tipo in un autodromo, anzi bisognerebbe riempire molto di più gli autodromi nel nostro paese, che secondo noi sono troppo spesso svuotati dagli appassionati, sì, ci sono quelli un po' più tecnici, ma domande dal pubblico prima di chiudere, abbiamo qualche secondo per alzata di mano? Nessuna, e allora Umberto Scandola, grazie. Grazie.